Garrett. Erin, sono malato. Ai pezzenti. Chissà che cosa. Non qui, testa vuota. Lo abbiamo caricato con delicatezza. Lo state trattando con rispetto, vero? Rispetto, certo. Sistema il carro e torna alla tua baracca. Adesso ci pensiamo noi. Bastano i cadaveri, adesso anche le bambole giganti. Di questo passo mi sbatteranno a Moira. Manichini. Sono qui per cercare un corpo, ma non di questo tipo. Genera rossa. E il ronzino che cavalcava. Nemmeno al macello c'è questo scempio. Il povero Cornelius sarà già in viaggio. Per seguire Cornelius devo appendermi al cavo di trasporto. È già fatto prima. Primo giorno, molti stanno male. Secondo, scaricavo cadaveri oltre le mura cittadine, finché il puzzo non era diventato peggio del morbo stesso. C'erano 100 corvi per cadavere. E le mosche? Ah sì. Noi dicevano di bruciarli ai bordi delle strade, nel quartiere. Anche la bottega del candelario è esplosa. Congelando.
dente se ne frega del morbo, se non mi si alza più. Ho bisogno di bere. I dottori mascherati non lo farebbero questo lavoro. Devo dormire. Le strade non sono sicure. Ma quando finisce il turno? Ci starebbe bene una bella pinta. Un dente ballerino. Magari stanotte dormo. Ogni notte gli stessi incubi. Se non sto attento, divento cibo per ratti. Dovrei dormire di più. Ultimamente sono così stanco. Ho un dente ballerino.
ci vorrebbe un bel chiosco di sfondo. Maledetta città. Dove sono finiti i venditori di sbobba? Gliela faccio vedere io. Insubordinazione. Fornace è quella che lavora di più qui dentro. La fornace è quella che lavora di più qui dentro. La birra finisce sempre in medicine. Dovrei dormire di più. Sono stanco. Fa male. Si sente l'odore del fiume. Vedo l'ora che sia tutto finito. Un po' più in alto e arrivo ai ganci. Non mi sento molto bene. Se non morti rigano dritto. La pausa è finita. Facciamo ripartire la filiera. Chissà se un edificio può essere confiscato due volte. Qui siamo sulla buona strada. Sento molto bene.
come sparare i cervi nella vecchia proprietà. E poi? È ora di scendere. Non mi piace fare da bersaglio mobile. Avrei voglia di un bel caffè caldo. Ho la schiena a pezzi. Se non altro i morti rigano dritto. Sono stanco. Ci vorrebbe un bel chiosco di sbobba. Eh? Cos'era? C'è qualcuno lì! Fatti vedere! Perché pensarci? La prossima volta guarderò meglio. Ho una fame. Ultimamente sono così stanco. Era meglio quando lavoravo al macello. Qui c'è una tale puzza. Sta per suonare la mia ora. Lo sento. Abbiamo avuto più di 100 morti al giorno. C'è da dire che il morbo sta purgando la città in misura maggiore rispetto all'arma. Il generale sarà compreso dalla pulizia che stiamo facendo. Pulizia? Dite bene. Sei un bravo uomo. Vedrai che chi come noi lavora bene e in silenzio sarà ricompensato. Vieni.
Grave mutilazione di occhi e orecchie inflitta da sé. Contusioni attorno alla gola. Dove sono finiti i venditori di Sbob? Tagli profondi ai polsi, presumo provocati da sé. Ma un morto vale l'altro, se posso permettermi. È seccante, ma verbalizzare la causa del decesso ci aiuta a valutare l'entità dell'epidemia. Noto che Dobbs ne ha infilzato qualcuno con i suoi dardi. Verbalizzate anche questo, signore. Non fare il furbo, soldato. Non ti si addice e non è il tuo lavoro. Torna alle tue mansioni, prima che te le levi. Gettato da un secondo piano, suppongo. O si è buttato, certo. Uno dei burocrati del barone potrebbe tornarmi utile. Se non sto attento, divento cibo per ratti. Mutilazione di occhi e orecchie e così via. Il morbo è niente rispetto alla depressione degli operai. Dovrò rammentare ai soldati che l'abuso della balestra costa. Spero che non sia il morbo. Due possiamo sfondarla e dividere quello che troviamo. Che ne dici? Dico che il generale ci tira il collo se ci becca a fare una cosa del genere. Mi serve un po' d'aria. Sto a pezzi. Devo trovare qualcuno a cui sia rimasta un po' di spina dorsale.
Datemi una porta chiusa e io l'aprirò. Però non ho mai visto un meccanismo simile. Ci vuole una chiave speciale.